A Kevin, oggi il VAR ti ha tolto la possibilità di fare una doppietta a San Siro, un'altra dopo il gol col Carpi. Sì, è peccato. Comunque il VAR, come dicevo prima, è fatto apposta per controllare i fuorigioco. Anche al Milan è successa la stessa cosa. Se c'era fuorigioco è giusto che sia stato annullato. Ma in quel momento cosa è successo? Cioè, cosa vi ha detto l'arbitro? Cosa avete capito voi in campo? Cioè. No, niente, beh, ormai sappiamo che quando si fa gol non si può quasi più esultare all'istante perché bisogna sempre aspettare il responso dagli arbitri e non è una cosa bellissima. Come ti ha Perché... condizionato quell'episodio, in quel momento poi della gara, rispetto a come poi è andato No, così? ci ha condizionato poco, comunque poteva esserci di grande aiuto perché passavamo in vantaggio, ma purtroppo è andata male. Kevin, soprattutto nel primo tempo l'impressione era che quando andavate in avanti mettevate un po' in difficoltà la difesa del Milan che girava prima con Musacchio, Romagnoli e Bonucci. È stato troppo forte questo Milan o nello spogliatoio magari avete pensato che usando di più qualcosina potevate fare? No, sicuramente usando di più magari poteva venire qualcos'altro. Dovevamo magari cercare di non prendere il secondo gol dopo pochi minuti di aver pareggiato quello. Terza sconfitta in quattro gare, adesso col Torino diventa un esame abbastanza importante per voi. Secondo te questo Udinese cosa deve cambiare? Se deve cambiare qualcosa, cosa deve fare meglio? Ma dobbiamo essere più attenti. Comunque oggi avevamo di fronte una squadra di campioni, quindi perdere non è giusto, ma ci può stare nel calcio. Però usciamo con la consapevolezza dei nostri mezzi che comunque possiamo mettere in fatica anche il Milan. Chi ti ha colpito in più del Milan? Il giocatore che ti ha più colpito in campo per tecnica, per qualità? Vedendo giocare Kalinic, comunque è un giocatore eccezionale. Assomigli un po' a lui nel modo di giocare oppure pensi che ci siano delle differenze sostanziali? Mi piacerebbe assomigliarci, diciamo così. Se tutte le partite poi si giocassero a San Siro Eh sì, perché comunque quando sono venuto qua ho sempre fatto o gol o assist, quindi è andato bene.